è un simbolo cristiano, nasce nel cristianesimo, nasce all'interno proprio del cristianesimo, ma il suo valore nell'arco dei secoli, nell'arco del tempo, nell'arco della storia, ha allargato il suo valore culturale e morale. È diventato un simbolo che appartiene a tutta l'umanità, nessuno escluso, nessuna religione esclusa. Dopo la lunga battaglia sulla presenza del crocifisso nelle scuole, adesso arriva la battaglia per il presepe. A Grosseto, sotto la guida del sindaco leader dell'Unione di Centrodestra, Vivarelli Colonna, è passato in consiglio comunale la mozione della maggioranza che chiede di impegnare il sindaco e la giunta e di attivarsi affinché all'interno di ogni scuola comunale e all'interno del palazzo comunale venga allestito in vista delle prossime festività un presepe ben visibile e di dimensioni consone. I consiglieri hanno chiesto anche di attivarsi attraverso il coinvolgimento delle famiglie di scolari ed associazioni. Non lasciando niente al caso e per le spese dell'allestimento e dei presepi hanno previsto uno speciale fondo di riserva. E quei valori che vengono professati dal presepe costituiscono un patrimonio che noi come amministratori oggi, ma soprattutto come educatori, abbiamo il dovere di custodire e difendere come un tesoro unico e irripetibile. I consiglieri comunali hanno interpretato il Santo Natale in modo estensivo, cioè che testuali parole, il Santo Natale, oltre ad essere una festa cristiana, una tradizione molto sentita dal nostro popolo, è portatrice di un messaggio di amore e di tolleranza e di pace che vale per tutti, anche per chi non è cristiano. La mozione è passata nonostante i voti contrari del Movimento 5 Stelle e del PD, che però si è spaccato. Due consiglieri invece si sono astenuti, come del resto lo ha fatto Italia Viva.